caso del cancro, il corpo assiste al progressivo cambiamento del comportamento delle proprie cellule, le quali iniziano un processo di divisione che in sé non porta ad alcuna fine, ma che trova una fine nell'esaurimento del terreno di coltura. La cellula cancerogena non è, come per esempio i batteri, i virus e le tossine, qualcosa che viene da fuori e minaccia l'organismo, ma è una cellula che finora ha messo tutta la sua attività al servizio dell'organo e quindi dell'intero organismo, in modo da aiutarlo nella sua sopravvivenza. Poi, di colpo, questa cellula ha cambiato i suoi intendimenti e abbandonato l'identificazione comune. Comincia a perseguire scopi propri e a realizzarli senza preoccuparsi d'altro. Pone fine alla sua normale attività di servizio specifico a un organo e mette in prima linea la propria moltiplicazione. Non si comporta più come un membro di un essere vivente dalle molte cellule, ma regredisce al livello precedente di esistenza, prende le distanze dalle cellule sue simili e si diffonde rapidamente e senza riguardo alcuno con una caotica moltiplicazione, trascurando tutti i confini morfologici. Infiltrazione ed edificando ovunque basi proprie, metastasi. Inoltre, utilizza come terreno di coltura le altre cellule dalle quali ha preso le distanze col suo comportamento anarchico. La crescita e la moltiplicazione delle cellule cancerogene avviene così rapidamente che i vasi sanguigni a volte non bastano a sostenerle. Questa rapidissima diffusione delle cellule cancerogene termina soltanto quando la persona che ha svolto le funzioni di terreno di coltura è letteralmente divorata. La cellula cancerogena cede di fronte ai problemi di alimentazione, ma fino a quel momento il suo comportamento è stato coronato da successo. Resta da chiedersi perché mai la brava cellula abbia agito in quel modo. La sua motivazione non dovrebbe essere difficile da individuare. Come membro obbediente di un organismo pluricellulare, non doveva fare altro che eseguire un'attività prescritta e ben definita, utile alla sopravvivenza dell'organismo stesso. Era una cellula come tante altre che doveva svolgere un compito poco attraente per conto di altri. E per molto tempo l'ha fatto, tuttavia, a un certo punto l'organismo ha perso le sue attrattive come quello spazio nell'ambito del quale compiere la propria evoluzione. Un organismo unicellulare libero e indipendente può fare quello che vuole, può anche rendersi importante attraverso un interminabile meccanismo di riproduzione e moltiplicazione. Come organismo multicellulare, la cellula è divenuta mortale e non libera. C'è da stupirsi che rimpianga la precedente libertà e desideri tornare alla sua esistenza di organismo unicellulare per realizzare personalmente la propria immortalità? Essa sottopone allora la comunità ai propri interessi e comincia a realizzare la propria libertà con un comportamento totalmente privo di riguardo. Una mossa di successo, il cui errore diviene evidente solo molto tardi, quando si nota che il sacrificio dell'altro e il suo utilizzo come terreno di coltura porta con sé anche la propria fine. Il comportamento della cellula cancerogena è coronato da successo finché la persona funge da nutrimento. La sua fine significa anche la fine dell'evoluzione del cancro. Ecco l'errore piccolo, ma denso di conseguenze, nell'ideazione di questo progetto di libertà e immortalità. Ci si libera della vecchia comunità e ci si accorge troppo tardi che se ne ha ancora bisogno. La persona non è entusiasta di offrire la propria vita per la vita della cellula cancerogena, però
neppure la cellula cancerogena, era entusiasta di offrire la sua vita per l'uomo. La cellula cancerogena ha argomenti altrettanto buoni dell'uomo, solo la loro ottica è opposta. Entrambi vogliono vivere e concretizzare i loro interessi e le loro idee di libertà. Ognuno di loro è disposto a sacrificare l'altro pur di ottenere questo. Nel nostro esempio dello Stato, fra virgolette, le cose erano identiche. Lo Stato vuole vivere e realizzare le sue idee, quindi per prima cosa cerca di sacrificare il disturbatore. Se questo non gli riesce, sono i rivoluzionari che sacrificano lo Stato. Nessuna delle due parti si preoccupa dell'altra. L'uomo opera, irradia e avvelena le cellule cancerogene finché può. Ma se sono loro a vincere, è l'uomo che soccombe alle cellule cancerogene. È l'antico conflitto della natura, divorare o essere divorati. L'uomo si rende conto della prepotenza e anche della miopia delle cellule cancerogene. Si rende conto anche però del fatto che noi uomini cerchiamo di assicurarci la sopravvivenza agendo esattamente come le cellule cancerogene. Questa è la chiave delle malattie cancerogene. Non è un caso che la nostra epoca soffra tanto per il cancro, pur combattendolo accanitamente ma senza successo. Ricerche dello scienziato americano Hardin B. Jones hanno dato un risultato che le prospettive di vivere di malati di cancro non curati sembrano essere maggiori di quelle dei pazienti curati. Il cancro è espressione del nostro tempo, delle nostre concezioni collettive del mondo. Noi sperimentiamo in noi, sotto forma di cancro, ciò che noi stessi viviamo. La nostra epoca è caratterizzata da irriguardosa espansione e realizzazione dei propri interessi. Nella vita politica, economica, religiosa e privata, la gente cerca di dilatare oltre ogni limite i propri fini, i propri interessi, senza riguardo per nessuno. Cerca di creare ovunque basi per i propri tornaconti, metastasi, e vuol far valere soltanto le proprie idee, le proprie mete, mettendo tutti al servizio del proprio personale vantaggio. Tutti noi ragioniamo come le cellule cancerogene. La nostra crescita è così veloce che non riusciamo quasi a rifornirci di materia prima come nutrimento. I nostri sistemi di comunicazione raggiungono ogni angolo del mondo, però la comunicazione col nostro vicino o col nostro compagno di vita è ancora assai carente. L'uomo ha tempo libero, ma non sa come utilizzarlo. Produciamo e distruggiamo prodotti alimentari per poter in questo modo manipolare i prezzi. Possiamo viaggiare comodamente per tutto il mondo, ma non conosciamo noi stessi. La filosofia del nostro tempo non conosce altra meta che la crescita e il progresso. Si lavora, si sperimenta, si ricerca. Perché? Per amore del progresso. Che scopo ha il progresso? Un progresso ancora maggiore! L'umanità si è imbarcata in un viaggio senza meta. Deve quindi porsi sempre nuove mete per non cadere nella disperazione. La cecità e la miopia dell'uomo del nostro tempo è pari a quella delle cellule cancerogene. Per portare ancora avanti l'espansione economica si è utilizzato il mondo per decenni. Lo si è usato come terreno di coltura per constatare oggi, con stupore, che la morte di questo terreno significa la morte anche per noi. La gente considera il mondo intero come il proprio terreno di coltura. Piante, animali, materie prime. Tutto esiste solo perché noi possiamo espanderci senza limiti sulla terra. Chi si comporta così? Dove trova il coraggio e la sfacciataggine di lamentarsi del cancro?
Esso è semplicemente il nostro specchio, ci mostra il nostro comportamento, i nostri argomenti e anche la fine della nostra strada. Il cancro non ha bisogno di essere vinto, esso deve soltanto essere capito, così che poi possiamo capire anche noi stessi. Ma gli uomini vogliono sempre distruggere gli specchi se il loro viso non pare loro piacevole a vedersi. La gente ha il cancro perché essa stessa è il cancro. Il cancro è la nostra grande chance di scoprire finalmente i nostri errori di pensiero e di azione. Facciamo dunque il tentativo di individuare i punti deboli delle nostre concezioni del mondo, quelle che vengono utilizzate sia da noi che dal cancro. Il cancro si pone di fronte ai due poli, io o la comunità, vede soltanto questo out-out e decide alla fine per la propria sopravvivenza, accorgendosi troppo tardi che esso non è possibile senza quella del terreno che lo nutre. Gli manca la consapevolezza di un'entità più grande, capace di tutto abbracciare. Vede l'unità soltanto nei suoi limitati confini. Questo malinteso dell'unità è proprio anche dell'uomo. Anche lui si chiede nella propria coscienza e in questo modo sorge la spaccatura tra io e tu. Si pensa per unità senza rendersi conto della insensatezza di un simile modo di pensare. L'unità è la somma di tutto ciò che è e non conosce nulla al di fuori di se stessa. Se si spezza l'unità nasce la molteplicità, ma questa molteplicità resta in ultima analisi una componente dell'unità. Più un ego si chiude, più perde il senso del tutto, di ciò di cui esso è soltanto una parte. Nell'ego sorge l'illusione di poter fare qualcosa da solo. In realtà però non esiste possibilità di separazione vera dal resto dell'universo. Solo il nostro io può immaginare che esista. Via via che l'io si incapsula, l'uomo perde la religio, l'unione con l'origine della sua esistenza. L'ego cerca ancora di soddisfare le proprie esigenze e ci indica la via. L'io apprezza tutto ciò che è utile a un ulteriore isolamento, perché più i confini vengono tracciati, più l'io prende coscienza di se stesso. Ha paura soltanto di essere solo, perché questo significherebbe la sua morte. L'io difende la sua esistenza con molta tenacia, intelligenza e buoni argomenti e pone al proprio servizio le più sacre teorie e le più nobili intenzioni. La cosa fondamentale è poter sopravvivere. Si creano così anche mete che non esistono. Porsi come meta il progresso è assurdo, perché il progresso non ha fine. Un'autentica meta può consistere soltanto nella trasformazione della situazione attuale, non nella sua semplice prosecuzione. Noi uomini viviamo nella polarità. Che ce ne facciamo di una meta che è soltanto polare? Se però la nostra meta si chiama unità, ecco che questo significa una qualità di esistenza totalmente diversa da quella che sperimentiamo nella polarità. Proporre a una persona che sta in prigione un'altra prigione non ha senso, anche se la seconda prigione dovesse offrire qualche comodità in più. Ma dargli la libertà è qualitativamente un passo importante. Peraltro, la meta che si chiama unità può essere raggiunta solo se si sacrifica l'io, perché fin tanto che c'è un io, c'è un tu, e noi restiamo quindi nella polarità. La rinascita nello spirito presuppone sempre una morte, e questa morte riguarda l'io. Il mistico islamico Rumi compendia magistralmente questo tema in questa piccola storia. Un uomo bussò alla porta dell'amata. Una voce chiese:
Chi è? Sono io, rispose lui. Allora la voce disse: qui non c'è abbastanza posto per me e per te. E la porta rimase chiusa. Dopo un anno di solitudine e privazioni, l'uomo tornò e bussò. Da dentro una voce chiese: chi è? Sei tu, disse l'uomo, e la porta gli fu aperta. Fintanto che il nostro io tende alla vita eterna, falliremo esattamente come le cellule cancerogene. La cellula cancerogena si distingue dalla cellula del corpo per la sopravvalutazione del proprio io. Nella cellula il nucleo cellulare corrisponde al cervello della cellula. Nella cellula cancerogena il nucleo acquista costantemente importanza e aumenta anche di peso. Il cancro viene diagnosticato anche in base alla trasformazione morfologica del nucleo cellulare. Questo cambiamento del nucleo corrisponde alla sopravvalutazione del pensiero cerebrale egocentrico, di cui anche il nostro tempo è affetto. La cellula cancerogena cerca la propria vita eterna nell'espansione materiale. Sia il cancro che l'uomo non capiscono che stanno cercando nella materia qualcosa che lì non si trova, cioè la vita. Si confonde contenuto e forma e si cerca di trovare il desiderato contenuto moltiplicando la forma. Ma già Gesù insegnava: chi vuole conservare la propria vita la perderà. Tutte le scuole iniziatiche insegnano per questo dai tempi il cammino inverso: rinunciare all'aspetto formale per trovare il contenuto, o in altre parole, l'io deve morire per poter rinascere in se stesso. Sia ben chiaro, il sé non è se stessi, ma il sé, il centro che si trova ovunque. Il sé non ha natura sua propria e particolare, perché comprende tutto ciò che è. Qui finalmente cade la domanda: io o gli altri? Il sé non conosce gli altri, perché è unico. Una simile meta risulta giustamente pericolosa per l'ego e anche poco attraente. Per questo non dovremmo meravigliarci del fatto che l'io cerchi in tutti i modi di sostituire la meta dell'unione con quella di un ego grande, forte, saggio e illuminato. Sulla via esoterica come su quella religiosa, la maggior parte degli andanti fallisce perché tenta di raggiungere la redenzione o l'illuminazione col proprio io. Soltanto pochi si rendono conto che il loro io, col quale ancora si identificano, non potrà mai essere illuminato o redento. L'opera finale significa sempre rinuncia all'io, morte dell'ego. Noi non possiamo redimere il nostro io, noi possiamo soltanto liberarci dell'io e in questo modo saremo redenti. La paura che nasce a questo punto di non esistere più conferma soltanto fino a che punto noi ci identifichiamo col nostro io e quanto poco sappiamo del nostro sé. Proprio qui, invece, si innesta la possibilità di risolvere il problema del cancro. Solo se impariamo a mettere poco per volta in discussione la fissità del nostro io e i nostri confini, solo se impariamo ad aprirci, cominciamo a vivere una parte del tutto e anche ad assumerci la responsabilità del tutto. Capiamo allora che il bene del tutto e il nostro bene sono la stessa cosa, perché noi in questa parte siamo una cosa sola col tutto. Pars pro toto. Ogni cellula contiene infatti
tutta l'informazione genetica dell'organismo e dovrebbe soltanto capire che essa in realtà è il tutto. Microcosmo uguale macrocosmo, ci insegna la filosofia ermetica. L'errore di pensiero consiste nella distinzione tra io e tu. Sorge così l'illusione che sia possibile sopravvivere particolarmente bene come io, che si possa sacrificare il tu e utilizzarlo come terreno di coltura. In realtà non è possibile separare il destino di io e tu dalla parte e del tutto. La morte che la cellula cancerogena impone all'organismo diventa anche la propria morte, così come per esempio la morte dell'ambiente circostante significa anche la nostra morte. Però la cellula cancerogena crede che ha un fuori separato da lei, così come ci credono gli uomini. Questo convincimento è mortale. La medicina si chiama amore. L'amore rende sani perché dilata i confini e fa entrare l'altro in modo da diventare una cosa sola. Chi ama sente che la persona amata è se stesso. Questo non vale soltanto per gli uomini. Chi ama un animale non può considerarlo qualcosa di inferiore. Questo non è uno pseudo amore sentimentale, ma uno stato di coscienza che intuisce veramente qualcosa della comunità, di tutto ciò che è. Il cancro non testimonia di un amore vissuto, è amore pervertito. L'amore supera tutti i confini e i limiti. Nell'amore gli opposti si uniscono e si fondono. L'amore è unione con tutto, si estende su tutto e non si ferma davanti a niente. L'amore non teme neppure la morte, perché l'amore è vita. Se questo amore non vive nella coscienza, corre il rischio di finire nella fisicità e di cercare qui di realizzare le proprie leggi sotto forma di cancro. Anche la cellula cancerogena supera tutti i confini e tutti i limiti. Il cancro elimina l'individualità dell'organo. Anche il cancro si espande su tutto e non si ferma davanti a niente. Metastasi. Anche la cellula cancerogena non teme la morte. Il cancro è amore su un piano sbagliato. Perfezione e unione possono essere realizzate soltanto nella coscienza, non dentro la materia, perché la materia è l'ombra della coscienza. Nell'ambito del fuggevole mondo delle forme, l'uomo non può realizzare ciò che appartiene a un piano eterno. Nonostante ogni sforzo, il mondo non sarà mai sano, senza conflitti e senza problemi, senza tensioni e lotte. Non esisterà mai l'uomo sano, senza malattia e senza morte, e neppure l'amore che tutto abbraccia, perché il mondo delle forme vive dei suoi confini. Tuttavia le mete possono essere realizzate da ognuno in ogni tempo, se la coscienza è libera. Nel mondo polare l'amore porta a imprigionare, nell'unità porta a effondersi. Il cancro è il sintomo dell'amore frainteso. Il cancro ha rispetto soltanto del vero amore, simbolo del vero amore, il cuore. E il cuore è l'unico organo che non può essere aggredito dal cancro.